Come nasce Paciak? Quanto tempo fa nasce? Come ti accompagna? Come la accompagna? Ecco, mi rivolgo sia al clown che al dottore. Al dottore. Dunque, Paciak nasce nel 2000, ormai sono 22 anni che abbiamo questa associazione di clownterapia e sono orgoglioso di essere il presidente nazionale. Ho 1600 clown in tutta Italia e qui a Campobasso chiaramente abbiamo la sede centrale. Abbiamo un camper che funge da taxi, taxi clown, quindi un taxi sanitario, e diciamo la sua funzione è quella di trasporto di questi piccoli pazienti o anche comunque pazienti poi più anziani, più grandi, nei vari luoghi dove c'è bisogno di fare dei ricoveri. Una cosa è che il bambino sale, diciamo, in un'autoambulanza, una cosa che sale sul camper taxi clown proprio perché è piena di giochi, e ultimamente ha avuto il patrocinio del Ministero dell'Interno, del quale vado orgoglioso. Proprio durante il periodo del lockdown venivamo scortati dalle volanti e questa cosa insomma ci ha lusingato. Giriamo tutta Italia, arriviamo dal lago di Garda fino ad arrivare giù a Pozzallo in Sicilia dove c'è lo sbarco degli immigrati. Insomma è un bel progetto. Un progetto assolutamente bello. Ecco, l'Italia è pronta, cioè diciamo, portare qualcosa del genere che un po', diciamo, si ispira a cose forse più americane. Come è stato accolto in Italia? Gli inizi sono stati difficili e adesso qual è l'accoglienza? L'accoglienza è fantastica perché hanno capito che non arriva il circo per uno spettacolo, ma stanno arrivando dei professionisti, quindi diciamo siamo tutti dottori, appunto, atti a questo portare il sorriso. Io dietro al sorriso ci vedo una certa riabilitazione psicofisica, quindi diciamo che tutti i giochi che andiamo a fare sono proprio per far sì che anche le categorie protette vengano riabilitate e rimerse addirittura nel sociale. Abbiamo anche il patrocinio del Ministero della Giustizia, quindi diciamo che coloro che devono scontare le pene possono venirlo a fare presso la nostra associazione, mi riferisco a pene lievi chiaramente. E quindi anche questo è un modo per diciamo farsi apprezzare dal cittadino a livello nazionale. Diciamo che un po' il sorriso è quel pizzico di sale in più rispetto alle giornate normali in questi momenti, diciamo che sono stati un po' difficili. Il sorriso non è quel pizzico di sale in più, dovrebbe essere l'ingrediente principale per affrontare proprio tutte le dinamiche, incominciando dalla mattina quando esci di casa che entri nell'ascensore. Capita di trovare una persona, gli si dà le spalle, si dice che piano e digiti. Io non dico di salutarlo, dargli la mano e dire che piano, vogliamo scendere insieme, però insomma il sorriso è l'anima, diciamo, del nostro essere. Ecco, torniamo un pochino anche all'inizio del nostro discorso, parlavamo davanti a questo pascolo di natura. Essere parte poi di una realtà in cui si parte dalla natura e si arriva anche al prodotto finito, probabilmente diciamo, ha un duplice vantaggio, quello di conoscere tutti i passaggi di questa filiera che viene svolta interamente in Molise, se non sbaglio, e poi anche averne comunque diciamo, la padronanza scientifica per proporla. Certo, padronanza scientifica che è importante. Noi parlavamo di unisistema, uomo-ambiente, uomo-natura. In questo unisistema bisogna calarcisi e cercare di fare le cose con coerenza. Parlavamo dei nostri pascoli, parlavamo del nostro colostro, della filiera attivata, e quindi si arriva a dei preparati ben specifici e dove non mandiamo il nostro colostro in altre regioni o addirittura fuori dalla nostra nazione. No, nel nostro Molise c'è una realtà che con coerenza, seguendo questo discorso, noi abbiamo attivato, che
porta alla trasformazione di queste sostanze in prodotti finiti, in preparati, che possono essere su prescrizione medica, possono essere anche per uso spontaneo. E quindi il colostro, ma basti per ricordare per esempio il nostro trigno. In questi giorni stiamo raccogliendo le drupe di Prunus spinosa, che noi conosciamo come trigno, per fare che cosa? Per fare il trigno M, studiato con l'Istituto Superiore di Sanità sia in vivo che in vitro, e dovrebbe maturare a poco la partenza al verso l'oncologico di Bari dello studio sull'uomo, trigno come antitumorale, ma poi c'è il trigno T, che è ricco in quercetine, quindi la preparazione per potenziare le difese immunitarie o accompagnare altre terapie in caso di malattie degenerative, eccetera. E col trigno, però, ecco, giusto per portare altri esempi, abbiamo fatto del gin, che non è la parte godereccia, la parte alcolica, eccetera. Il gin nasce in farmacia, tanto per intenderci. E adesso il 30 faremo la nona edizione della Trignolata, qui invito tutti. Ecco, Trignolata, si esce, si va a raccogliere le drupe, una specie di gara, poi si mangia, è tutto un pranzo a base di drupe, di trigno, quindi sostanze naturali, si parlerà del trigno, presenteremo il trignamaro, l'abbiamo chiamato, e quindi si va anche in quest'altra direzione. Allora, una realtà molisana, noi ne siamo orgogliosi perché è nostra, chiaramente l'abbiamo costruita in tanti anni di lavoro, ma tanti molisani, questo mi risulta, ne sono orgogliosi, perché è un vanto della nostra regione. Non siamo grandissimi, siamo piccoli, medio piccoli, ma siamo presenti in tutta Italia. Pensate che ci sono almeno 40 informatori scientifici che ogni giorno visitano medici, visitano specialisti, nutrizionisti, psicologi, biologi, eccetera. È una realtà che è presente, e ci teniamo a fare una cosa, proprio seguendo questo principio. Anche abbiamo tutta una didattica che svolgiamo sul territorio, noi esportiamo il nostro ambiente, il nostro territorio, la nostra regione. Ogni volta parliamo del nostro Molise e lo poniamo come esempio di una realtà sì piccola, però genuina non solo per quello che ci dà come ambiente, ma genuina in buona parte anche nei principi, nel modo di vivere, nel modo di intendere quindi la società e la salute.